Si avvia la conclusione della 16ª edizione della Festa delle Rose, che è stata anche questa un successo di partecipazione e di qualità delle proposte fatte per tutti i visitatori. E c'è davvero da essere soddisfatti, soprattutto per alcune caratteristiche. Intanto una bellissima piazza annunziata, piena di rose, piena di giardini realizzati appositamente per la festa. La Cappella di Sant'Uberto è stata il cuore di due iniziative davvero molto importanti, come la seconda edizione di Infiorata, che davvero ha raccolto e richiamato l'attenzione di tantissimi cittadini, e la terza edizione di Fragranza, che davvero quest'anno ha alzato il suo livello, la sua qualità, grazie anche alla collaborazione con l'associazione Perfumum e i suoi percorsi sensoriali. E la partecipazione di pubblico, di espositori, è stata sicuramente molto, molto importante ed elevata, e tutto questo nonostante il maltempo non abbia favorito, soprattutto nella giornata di ieri, sabato 19 maggio, la manifestazione. Quindi tutti contenti, siamo soddisfatti e siamo pronti a lavorare per la 17ª edizione.